Pensi davvero che Francis Drake sia venuto fin qui? Siamo parecchio lontani dall'Inghilterra. Allora? Non capisco. Secondo questo siamo sul punto esatto. Magari non hai letto bene. Fammi vedere. No, è questo il posto. Qui non c'è niente, Nate. Un altro dannato vicolo cieco. Calma, Sally. Rilassati. Diamo un'occhiata in giro. Ragazzi, è come trovare una suora in un bordello. È proprio così che me lo immaginavo. Cosa pensi che sia, Inca? No, è ancora più vecchio. Direi di 2000 anni. Trovato niente? Ancora nulla. Wow. Stai attento là sopra. Ehi, c'è qualcosa di strano nel suolo qui sotto. È vuoto. Dobbiamo trovare un modo per attraversare. Bel lavoro, ragazzo.
Mi sa che qui ci servirà la torcia elettrica. Oh! Che bel posticino accogliente, eh? Non esattamente quello che ti aspettavi, eh? Già, dov'è tutto il maledetto oro? Questo posto è stato ripulito qualche secolo fa. E non sono stati i pirati inglesi. Infatti non è stato Drake. Guarda, gli spagnoli sono arrivati qui prima di lui. Ma che hai, Sally? Nate, non sto cercando uno schifoso pezzo di latta. Sono indebitato fino al collo. Ci contavo su questo tesoro. Troppi conti aperti nei bar di Lima, eh? Sì, esatto. Beh, e poi qualche affare è andato storto. Ti ho sempre detto di stare alla larga dai mascalzoni. E dalle mascalzone. Ah, sì? Senti chi parla. Che vorresti dire? Quella reporter. Ho visto come la guardavi. Elena, per favore. Ho smesso di pensarci nel momento in cui l'abbiamo mollata su quel pontile. Tutto è lecito in amore e in guerra. E che succede se non distingui l'uno dall'altra? Allora, mio caro, sei proprio nei guai. Certo che quegli spagnoli hanno lasciato qui un bel po' di robaccia.